Buongiorno a tutti ragazzi e amici del gruppo GRP, sono sempre Stefano e ero qui per annunciarvi il prossimo lavoro, la prossima indagine che faremo sabato sera, come sempre tutti sabato sera, quando è possibile, quando ci siamo tutti, si fa un'indagine. Questa volta si tratta di un'indagine un po' particolare perché viene fatta all'aperto, da fermo, in un posto dove c'è un passaggio di presenze particolarissime. Perché particolari? Perché la presenza che abbiamo filmato, non abbiamo ancora pubblicato, non è stata resa pubblica la notizia, è una presenza di, chiamiamolo pure, fantasma di un animale, non di una persona. Quindi in questa zona sembra che ci sia stato un allevamento di animali, poi vi spiegheremo quali. I quali sono stati o macellati o torturati oppure sono morti per qualche motivo in quel punto, e quindi qualcuno di loro è rimasto vagante, come succede per i fantasmi dei cavalli o di altri animali o di cani che parecchie persone hanno visto aggirarsi nei luoghi dove sono morti o dove erano affezionati. Ora vi faccio vedere un attimo sul Google Map dov'è che faremo l'appostamento. Quelli del posto conosceranno questa zona, comunque tanto per darvi un anticipo di dove andremo sabato notte a fare l'indagine. Un attimo solo che metto il desktop, eccolo qua. Allora, vedete, questa è una carta presa da Google Map, eccola qua. Questa qui che vedete, chiara, questa macchia bianca, è la cava della breccia, che è sopra Sarteano nella strada che va verso la Radicofani. Questo è proprio dove viene tirata fuori la ghiaia, la breccia, che poi viene buttata negli asfalti, nelle strade, e viene utilizzata per vari lavori. Questa strada che sale alla Radicofani, a un certo punto, ha questi due piccoli bivi. Vedete, uno che va in località I Pozzi, qui c'è la vecchia cava. E un altro sulla destra, venendo in su, che è questa piccola strada, qui c'è una piccola sbarra qui sotto, che va in località Potere Beccafumo, che è questo qua. Vedete, questo è il Potere Beccafumo. Allora, noi piazzeremo le telecamere e faremo l'indagine in questo punto dove ora io ho la punta del mouse, perché gli avvistamenti riguardano questo pezzo di strada. Riguardano questo pezzo di strada da qui, ora vi faccio vedere dove, da qui fino a qui. Ecco, in questo tragitto è stato visto l'anima, il fantasma, la presenza di un animale. Abbiamo anche il filmato che ce lo conferma. Quindi praticamente noi analizzeremo questa parte, o probabilmente analizzeremo anche quest'altra parte, questa dalla parte di qua. Perché gli animali venivano allevati e tenuti in questa zona del potere. Quindi, se la presenza è stata vista in questo pezzo di strada, molto probabilmente è venuta da questa zona qua. Vedete, ci ho fatto una linea. Quindi, per arrivare nella strada e poi camminare, questa presenza deve essere venuta da questa zona, o comunque da qui vicino al potere. Qui c'è, dove ho fatto un puntino ora, una caverna con dentro le ossa di animali, quindi probabilmente è un vecchio cimitero di animali, è nascosto qui sotto in una caverna grossa, piena di sabbia gialla. Probabilmente da questa zona qui se ne vengono verso la strada queste presenze, e poi l'abbiamo vista camminare in questo pezzetto qui. Quindi l'indagine verrà fatta in questa zona sabato sera, poi vi faremo vedere il video e vi diremo se abbiamo scoperto un movimento particolare in questa zona oppure no. Bene, vi saluto a tutti, vi ringrazio sempre per la visione, un abbraccio a tutto il gruppo, buon fine settimana da Stefano del GRP e anche sottinteso da tutti gli altri dello staff. Ciao a tutti.